Ciao a tutti amici MicaRunner e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi spiego un po' di cosine su come evitare di scegliere la moto sbagliata. Certo, le moto potenti, le moto grosse, le moto che hanno una certa presenza ci affascinano senz'altro, ma siamo proprio sicuri che siano le più adatte alle nostre esigenze e soprattutto a quello che davvero ci piace? Beh, impossibile saperlo finché non ci si sale sopra. Ma meglio tenere in conto alcuni parametri che sono di fondamentale importanza. Soprattutto quando si sceglie la prima moto, siamo debuttanti allo sbaraglio e potrebbe essere molto semplice farsi prendere un po' più dall'emotività, dal cuore, piuttosto che dalla ragione. Poi, per carità, tutte le moto sono belle, tutte le moto consentono di avere, di godere di determinate emozioni, ma alcune potrebbero farlo in maniera anche un po' più confortevole. Sapevate per esempio che è possibile viaggiare anche senza prendere un'enormità di moscerini direttamente sul casco? Io no, finché non ho preso la mia nuova moto che ha un cupolino più alto ed è un adventure rispetto alla vecchia Naked che avevo. Ma prima di continuare con questi 7 consigli per non sbagliare moto, beh, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. Questo è l'unico vero modo che avete per supportarmi e vi dirò di più, ho aperto la possibilità di abbonarvi al canale. Purtroppo per esigenze mie personali non riesco a fare della produzione dedicata agli abbonati, però se volete supportarmi al costo di 2,99 euro al mese, beh, potete farlo. Ovviamente tutte le quote che verranno versate saranno impiegate per la realizzazione di nuovi video. Questa è una promessa che vi faccio, così come in realtà ho sempre fatto con i proventi di questo canale. Beh, iniziamo subito, perché una delle cose più trascurate quando si sceglie una nuova moto è niente poco di meno che il peso della moto. Soprattutto se siamo alla prima esperienza, dobbiamo ancora entrare nell'ottica di capire come si comporta il peso di una moto. Il peso di una moto è perfettamente equilibrato e facile da sostenere quando la moto è perfettamente verticale, ma basta inclinarci da fermi di qualche grado per rischiare di perderla. E quante cadute abbiamo visto da fermo proprio perché ci sbilanciamo e non riusciamo più a tenere la moto. Proprio per questo è essenziale iniziare da una moto leggera. Questo è un consiglio spassionato che vi do. Iniziare da una moto troppo pesante, che supera abbondantemente i 200 kg, potrebbe ledere l'incolumità della moto, nel senso che puoi fare delle cadute da fermo proprio per inesperienza, per delle cose molto banali, è molto molto facile. Inoltre, una moto più leggera non solo è più facile da mantenere nel traffico, ma è anche molto più agile, consuma di meno e quindi sarà più scattante con un motore anche un po' inferiore, consumerà di meno e vi regalerà comunque delle belle emozioni, soprattutto nelle stradine da misto stretto. Quindi iniziare con una moto leggera ha tutti i vantaggi del caso, che sia una scrambler, che sia una naked da medie prestazioni come per esempio la KTM 890R o anche la Street Triple 765, beh, la leggerezza è tutto. E quindi iniziate da una moto leggera. Con l'esperienza poi nulla vi vieta di prendere moto molto più pesanti, come una Yabusa, come una BMW R18, come un Harley Davidson. Dopodiché, attenzione a una misura, un particolare che è decisamente importante, ovvero la triangolazione tra sella, manubrio e pedane. Questo è il classico triangolo del motociclista, che a seconda delle quote, delle distanze e delle angolazioni permette di avere una postura più o meno comoda, più o meno rilassata, più o meno aggressiva sulla moto. È ovvio che una moto sportiva è pensata e concettualizzata affinché il pilota possa sdraiarsi sul serbatoio, rimanere incarenato, possa uscire fuori col busto in modo da controbilanciare in curva, in modo da ottenere le prestazioni massime, così come è ovvio che una cruiser, una custom, abbia un manubrio molto alto, delle pedane molto avanzate. Bastano davvero pochi gradi e pochi centimetri per fare una differenza abissale, che affinché una moto sia comoda oppure molto scomoda o comunque più votata ad un utilizzo sportivo. Proprio per questo provare la moto anche a seconda della vostra altezza è cruciale. Ci sono moto inaspettatamente comode pur essendo delle sportive, ci sono moto inaspettatamente scomode pur essendo delle cruiser. A seconda della nostra fisicità e a seconda
di come abbiamo la nostra postura, una determinata triangolazione potrebbe soddisfarci più o meno rispetto a un'altra. Quindi salire sulle moto, su ogni moto che trovate sui concessionari, ovviamente chiedendo e non facendo come foste a casa vostra, vi permette appunto di capire quali sono anche queste minime differenze, ed è un passaggio che vi consiglio di fare. Dopodiché, una volta puntata la vostra moto, iniziate a capire come si comporta l'acceleratore. Non tutti gli acceleratori sono uguali, perché l'acceleratore ha una corsa più o meno lunga, ha una durezza più o meno elevata. Soprattutto un determinato tipo di motore può avere più o meno on off, e l'ho spiegato bene in un video dedicato che trovate nella i in alto alla vostra destra, di un'altra. E quindi gestire poi l'acceleratore a seconda delle situazioni potrebbe essere molto diverso. Per esempio, sulla vecchia FZ6 l'acceleratore era molto molto duro, con una corsa giusta per la strada, per l'utilizzo stradale, ma molto molto duro, e questo faceva sì che il mio polso e il mio avambraccio destro si indolenzissero, anche se non guidavo in maniera impegnata, ma il continuo accelerare e togliere l'acceleratore, accelerare e togliere l'acceleratore, mi faceva indolenzire tantissimo il manubrio. Su una moto per esempio di nuova generazione, con il ride by wire, quindi con un acceleratore gestito elettronicamente, questo fenomeno è molto difficile da ripetersi. Per contro, potremmo capitare in moto che hanno una corsa molto molto lunga, quindi è bene verificare come si comporti l'acceleratore anche a moto accesa. Allo stesso modo vi consiglio di verificare la frenata. Non è detto che se una moto abbia una pompa radiale con pinza radiale abbia prestazioni esorbitanti da MotoGP. Molto dipende anche dall'elettronica che viene integrata, dal sistema stesso, da come i tubi partono dalla pompa e arrivano ai freni. Una moto da corsa per esempio ha molto spesso due tubi diretti della stessa lunghezza, quindi le prestazioni sono in assoluto le migliori per quanto riguarda l'utilizzo sportivo in pista. Una frenata troppo aggressiva per strada potrebbe essere controproducente, perché la moto ha bisogno sì di arrestarsi, ma in totale sicurezza, senza mettere in crisi né la ciclistica né il pilota. Quindi anche in questo caso andate a provare. Io ormai ho provato diverse moto, vi posso dire che ci sono moto dall'apparenza molto sportive che hanno però un attacco del freno quasi ritardato rispetto all'input che date voi. Ci sono altre moto all'apparenza assolutamente non sportive che invece hanno una frenata decisamente più immediata. Le cose vanno appunto provate e capire se il freno si addice al vostro stile, anche magari con una regolazione della leva o con una regolazione della frenata. Per esempio la KTM 890 Duke R ha una pompa regolabile, quindi l'efficacia della pompa può essere variata a seconda del vostro gusto personale, ma anche a seconda dell'utilizzo stradale o pista. Proprio queste sono le piccole differenze che poi nell'uso quotidiano vi permettono di farvi piacere una moto oppure no. Dopodiché, allo stesso modo, abbiamo la frizione. E soprattutto nel traffico la frizione va utilizzata. È vero, ai giorni nostri, tra quick shifter, cambi elettronici, DCT, è sempre più raro utilizzare la frizione, soprattutto nei viaggi lunghi quando si esce dalla città, ma nell'utilizzo cittadino, quando siamo in coda, la frizione è sicuramente essenziale per gestire il cambio della nostra moto. Anche in questo caso valutate la durezza della frizione, anche perché una frizione molto dura, facendo questa leva, potrebbe farvi indolenzire completamente il braccio e le dita. A me capitò durante un lungo viaggio da 600 km in un giorno di provare un dolore immane al polso, proprio perché non era tanto la leva della frizione o la durezza della frizione, ma il fatto che la leva fosse un po' troppo alta per la mia postura. Avrei dovuto inclinarla, regolarla in modo da avere una posizione più naturale e meno tesa. Tutte queste piccole regolazioni sono essenziali. Valutate anche se prendere una moto con frizione a cavo, di più facile manutenzione, una volta che si rompe il cavo si sostituisce con pochi euro, o una frizione con pompa idraulica. Per esempio su molte Ducati c'è la pompa idraulica, sulle moto di fascia più alta c'è una pompa idraulica. Questo è come gestire quasi un freno, quindi è molto morbido all'inizio, ma poi restituisce una buona resistenza, un buon feeling quando si va a staccare la frizione. Ovviamente tutto ricade nel gusto personale, c'è chi preferisce l'una o l'altra, ma ripeto, meglio provare che non poi pentirsi di un eventuale acquisto. Altra cosa, il cambio. Il cambio è un
elemento fondamentale della moto, è l'elemento principe della moto, quello che ci permette di distinguere tra una moto e uno scooter. Avere un cambio preciso significa che voi, quando date la pedata sul cambio, sia per scalare che per aumentare la marcia, sentite un click ben deciso che vi conferma, anche senza osservare sul riquadrino quale marcia state selezionando, in che marcia siete, che la marcia comunque è inserita. Avere dei cambi con una corsa della leva molto elevata e non precisa potrebbe, soprattutto quando siete all'inizio, mettervi in difficoltà, perché magari voi date la pedata però la marcia non entra, grattate, non siete sicuri, quindi date più pedate al cambio, e questo non vi permette di avere mai una piena sicurezza. Io ho provato moto, pensate, per i neofiti, anche 125, che avevano un cambio di difficile interpretazione, che quindi rendevano la guida difficile ai neofiti. Per contro, ho provato delle moto di fascia più alta con cambi estremamente precisi e morbidi, vedasi per esempio la S1000R della BMW. Anche in questo caso sappiate che comunque la leva può essere regolata, in minima parte si può sistemare una determinata criticità, però appunto assicuratevi che la leva abbia degli innesti precisi e una corsa corretta anche per il vostro piede. Infine, parliamo dell'elemento re della moto, ovvero il motore. 1, 2, 3, 4 cilindri V2, 2 in linea, 4 cilindri in linea, 4 cilindri a V, quale scegliere? Tutti offrono erogazioni diverse, tutti offrono una potenza diversa, tutti offrono una tipologia di guida diversa. Parlare delle differenze tra 1, 2, 3, 4 cilindri in un solo video sarebbe impossibile, ci potrebbero volere ore per affrontare in maniera adeguata l'argomento. Quello a cui dovete fare attenzione però è il tipo di erogazione che un motore dà. Un V2, per esempio, come montato sull'Aprilia Shiver 900 oppure sulla Suzuki SV650, è un motore che predilige la guida di coppia, quindi bassi giri continuamente sul cambio, uscite da tornanti molto aggressive con la moto che quasi si alza, proprio perché la coppia è tutta lì, inutile farlo arrivare a fondo scala. Negli ultimi anni si sono invece diffusi moltissimo i due cilindri in linea con fasatura a 270 gradi, lo troviamo sulla BMW F900 XR che ho acquistato, lo troviamo sull'Aprilia Tuono 660, lo troviamo anche sull'MT07. Sono dei motori particolari che, pur essendo dei bicilindrici, comunque non disprezzano un discreto allungo sui giri più alti, quindi hanno un'erogazione completamente diversa rispetto al classico V2, così come il 3 cilindri ha un'accelerazione più brutale rispetto ad un 2 cilindri in linea. Un 4 cilindri e bassi può sembrare morto in linea generica, mentre agli altri è esplosivo e quasi difficile da gestire. Anche in questo caso la preferenza è soggettiva. Io vi ho sempre detto che per il mio stile di guida preferisco tantissimo avere un bicilindrico anziché un 4 cilindri, ma mi sono divertito allo stesso modo con un 3 cilindri, con un monocilindrico e anche con un 4 cilindri che ho avuto per 2 anni e mezzo. Quindi la cosa essenziale in questo caso è comunque provare, fare più esperienze, provare più moto possibili, proprio per capire quale motore si addice di più al nostro stile di guida. Per questo video è tutto, spero che questi consigli vi tornino utili quando andate a scegliere la vostra nuova o prossima moto, anche per capire magari se la moto che avete scelto attualmente magari non vi convince proprio per uno di questi aspetti. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un bel like e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!